Ciao, bentornati sul canale. Io sono Stefania. In questo video ti mostro come ho realizzato le ciambelline senza lattosio fritte per il carnevale. Ho unito due ricette del canale Fatto in casa da Benedetta, Benedetta Rossi, e ho realizzato da lì le mie ciambelline fritte. Guarda il video e fammi sapere cosa ne pensi con un commento. Se non sei ancora iscritto, iscriviti al canale e lasciami un like. Realizzare le ciambelle è semplice, ma ha un procedimento un po' laborioso. Si inizia versando all'interno di una ciotola capiente 600 g di farina, di cui metà è Manitoba e metà è di tipo 0. All'interno di questa ciotola aggiungo una busta di lievito secco, sono circa 7 g, più due cucchiaini di zucchero semolato presi dal totale che uniremo dopo. Aggiungo la fecola di patate e mescolo il tutto con una forchetta. In una ciotola a parte verso le uova, sono due uova intere, aggiungo i 120 g di zucchero, meno ovviamente i due cucchiaini precedentemente messi nelle farine, 80 g di olio di semi di mais e 250 g di latte caldo. Aggiungo poi la buccia grattugiata di un'arancia non trattata e due bustine di vanillina o in alternativa estratto di vaniglia. Con una forchetta rompo le uova e mescolo tutto il composto liquido. Sul piano di lavoro verso le farine e creo la fontana, al cui interno verso la parte liquida. Amalgamo il tutto fino ovviamente ad ottenere un panetto liscio. Lavorerò sempre sul mio piano di lavoro ben infarinato. Una volta ottenuto un panetto liscio e non più appiccicoso, lo lascio lievitare in una ciotola unta con un po' di olio di semi, coperta da pellicola e in un luogo caldo e ovviamente lontano da correnti. Dovrà lievitare per circa un paio d'ore, e cioè fino al raddoppio del suo volume. Quando l'impasto sarà ben lievitato, lo riprendo e sempre sul piano lavoro infarinato gli faccio un paio di pieghe. Procedo con lo stenderlo completamente, dello spessore di circa un centimetro e mezzo. Per creare la classica forma delle ciambelle utilizzo due coppa pasta. Uno è un classico coppa pasta del diametro di 8 cm, l'altro invece per fare il buchino centrale è un cutter da biscotti del diametro di 4 cm circa. Ovviamente continuo a creare tante ciambelle fino ad esaurire tutto l'impasto.
Una volta terminate tutte le ciambelle, metto sul fuoco una padella con dell'olio per friggere. L'olio sarà pronto quando, inserendo uno stuzzicadenti in legno all'interno della padella, cominceranno a verificarsi delle bollicine. In quel caso l'olio è appunto a temperatura. Immergo le ciambelline e basteranno pochissimi minuti per friggerle per bene da un lato e dall'altro. Mentre sono ancora calde, le ciambelle vengono ripassate nello zucchero semolato e sono pronte per essere gustate. Il video termina qui. Spero ti sia piaciuto. Non dimenticare che per sostenermi basta lasciare un like, commentare il video, condividerlo sui social ed ovviamente se non sei ancora iscritto iscriviti al canale, spunta anche la campanella e potrai essere avvisato tutte le volte che pubblico un nuovo video. Ciao e alla prossima!